Ben trovati a tutti voi ad un nuovo appuntamento con Cosa succede in città, la trasmissione di informazioni e approfondimento a cura dell'ufficio stampa del Comune di Prato. Grandi novità per il trasporto pubblico locale, con il biglietto elettronico e l'inaugurazione di una flotta di autobus nuovi e più ecologici. Il servizio di trasporto pubblico a Prato si rinnova. Tante le novità in arrivo, grazie al progetto coordinato da Comune di Prato, Assessorato ai Trasporti e CAP, che rivoluzionerà la mobilità cittadina, all'insegna della sostenibilità e delle nuove tecnologie. Rinnovarsi ora, questo è il nome del progetto presentato ieri in Palazzo Comunale, prende a modello le Smart Cities europee, le cui pratiche di mobilità sono basate su un approccio partecipativo e integrato. Vogliamo cominciare a programmare il trasporto pubblico locale, l'abbiamo fatto con la società di trasporti locale e quindi abbiamo presentato una serie di innovazioni che vanno nell'ottica di rendere Prato una città innovativa, una città europea. L'obiettivo? Rendere Prato più fruibile e aumentare la qualità della vita urbana, oltre a migliorarne l'immagine e la competitività, riducendo i consumi energetici legati ai trasporti. Una città che rende più efficiente il suo trasporto pubblico rendendolo alternativa e quindi rafforziamo la rete e diamo alle persone dei servizi che possono veramente cambiargli la vita, perché possono dargli un'alternativa all'auto privata. Diverse le novità che interesseranno tutti i cittadini nel corso del 2015. Prima tra tutte la nuova modalità di accesso ai mezzi. Si salirà infatti sull'autobus dalla porta anteriore, vi rimando il biglietto ogni volta che si accede a bordo, e si scenderà da quella posteriore. Per facilitare l'operazione, le due porte avranno una colorazione diversa. Il biglietto diventa invece elettronico. La sostituzione integrale in un periodo di circa 6 mesi del titolo cartaceo con quello elettronico, quindi con titoli digitali che senza contatto daranno la validità al salire a bordo. La funzionalità è multipla, diamo una semplicità d'uso, diamo una tracciabilità, acquisiamo molte più informazioni, diamo strumenti che possono poi domani essere usati per politiche commerciali verso l'utenza e attiviamo una sorta di controllo sociale a bordo dei mezzi, per cui tutti coloro che salgono regolarmente fanno un'operazione di validazione, si attiva un sistema di rispetto reciproco dove tutti faranno la loro parte, abbonati e non abbonati, perché si alza un uso appropriato e corretto del mezzo pubblico. Sarà possibile ricaricarlo da casa, in tutti i rivenditori autorizzati, presso le mettitrici automatiche o a bordo, come una vera e propria carta mobile. Salendo sull'autobus sarà sufficiente accostarlo alla validatrice, grazie alla tecnologia contactless, per verificarne la validità. La macchinetta emetterà una luce verde e un suono di conferma, bip, in caso di biglietto valido. Una luce rossa e un suono di segnalazione, bop, in caso di mancanza di credito. In arrivo anche 15 nuovi autobus di categoria Euro 6, a bassissimo impatto ambientale, che abbattono del 70% le emissioni nocive, migliorando la sicurezza di bordo. A breve presenteremo 15 nuovi autobus urbani che vanno già a sommarsi ai 9 che sono arrivati pochi mesi fa, quindi la flotta urbana di Prato si caratterizza per avere un'età media sensibilmente bassa e nel panorama nazionale si distingue per modernità, diciamo così. Oltre alla flotta si rinnova anche la rete per offrire maggiore copertura ad alcuni nodi cruciali della città, come il nuovo ospedale Santo Stefano, verso il quale sarà prevista una corsa ogni 7 minuti. Abbiamo costruito un rafforzamento di rete che porta l'ospedale a essere il secondo nodo dopo la stazione centrale della città di Prato e quindi da lì partiranno delle corse molto molto serrate per il centro storico e per la stazione e quello diventerà esso stesso nodo di arrivo degli autobus che serviranno le frazioni di sud-ovest. Novità in vista anche per il centro storico, con il progetto di una nuova percorribilità e l'introduzione di mezzi a basso impatto ambientale. Al via la nuova campagna Alcol e responsabilità contro la guida in stato d'ebbrezza.
Torna anche quest'anno Alcol e Responsabilità, la campagna di comunicazione del Comune di Prato rivolta agli studenti delle scuole superiori per far conoscere i rischi legati all'abuso di alcolici e alla guida in stato d'ebbrezza. Fai il pieno di vita è il messaggio che quest'anno campeggerà sui maxi manifesti disseminati in città a cura dell'ufficio stampa del Comune. L'iniziativa è realizzata dalla Polizia Municipale in collaborazione con il SERT e l'Ufficio Educazione e Promozione della Salute della ASL 4, l'ACI, il Ministero dell'Istruzione dell'Università, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, le associazioni Famiglie di Vittime della Strada e il gruppo di motociclisti Golden Drakes. Le novità sono che questa volta cerchiamo di estendere la formazione e l'informazione e gli incontri anche alle famiglie dei ragazzi, quindi è un'attività che ovviamente è rivolta ai ragazzi delle terze medie inferiori e delle scuole superiori. Ci sono incontri che cominceranno a breve, il 28 gennaio, e si prolungheranno fino alla fine di maggio. Un impegno notevole a coronamento di un'attività svolta dall'Unità di Educazione Stradale alla Legalità che ormai è ultradecennale. La campagna è composta da 16 incontri lezione in 14 istituti tra superiori e medie. Al via, mercoledì 28 gennaio, all'auditorium della Camera di Commercio con la Scuola Media Malaparte, più due incontri con i genitori. In tutto saranno coinvolti 4.500 ragazzi e 400 famiglie. In un format di circa 3 ore si alterneranno gli interventi formativi, favorendo la partecipazione degli studenti in un clima di scambio e di confronto. Il messaggio che si vuol promuovere è che il divertimento non passa attraverso lo sballo. Ad ogni giovane verrà consegnato un libretto informativo intitolato Alcol e guida, un binomio impossibile, prodotto dalla collaborazione di tutto il gruppo di lavoro. L'alcol resta uno dei principali fattori di rischio di malattia e morte, ma soprattutto tra i giovani, quando l'abuso di alcol è associato alla guida, diventa una vera e propria emergenza, come si sta registrando sulle strade del nostro paese. Dal punto di vista degli incidenti stradali, quelli alcol correlati rappresentano circa il 5% del totale, quindi abbiamo una media che è inferiore a quella toscana, quindi diciamo siamo riusciti in qualche modo a controllare il fenomeno. Certamente bisogna avere un livello di guardia sempre molto alto, perché i comportamenti a rischio e gli stili di vita non corretti sono sempre in agguato. L'elevata e crescente mortalità giovanile per sinistri stradali è correlata ad abuso di alcol per oltre il 40% dei casi e rappresenta la causa di più del 46% del totale dei morti in età compresa tra 15 e 24 anni. E con questo è tutto per oggi, vi ringrazio della vostra attenzione e vi lascio agli appuntamenti in programma per la giornata della memoria. Alle 11 in Piazza delle Carceri, deposizione della corona d'alloro in ricordo dei deportati nei campi di sterminio. Dalle 10 alle 18, apertura straordinaria del Museo della Deportazione e Resistenza, in via di Cantagallo 250. Ore 16, visita guidata al Museo della Deportazione e Resistenza. Alle 21, La mia vita prigioniera, spettacolo teatrale, nella sala conferenze del Museo della Deportazione e Resistenza.